Intanto, o meglio, si fa tagliare il calzettone per essere più comodo qui Sanchez Rey, quindi Xavi va a destra e in mezzo alla difesa rimangono Vidal e Bognar Franco. Che è la loro ennesima ripartenza della squadra di Lana, Canales. Xavi che disegna la nuova corsia di destra con Sanchez Rey, velo per Diao, palla di ritorno per Moya, poi il cross al centro. Non passa, Xavi, contrasto regolare con Di Maggio, alla meglio il numero 12 della Spagna, poi Corradi, Zeroli, le mani ancora Xavi che è entrato subito nel vivo del gioco, anche perché la Spagna spesso è passata in questa prima parte di match dalla corsia destra. Sanchez Rey, Diao, fa vedere il fisico, ancora il ragazzo del Levante, cross deviato, corner. Che opta ora per queste ripartenze veloci, ha il piede stante per lanciare in profondità e Anghele soprattutto a denunciare. Vediamo se questa può essere una chiave nel proseguo del match. Canales murato da Bartesaghi, poi il fallo della Scodella in direzione Papundi, ma palla che non arriva a destinazione. Xavi, buona qui la palla per Canales che prova a farla scorrere. Ha provato a salire con l'ascensore qui il ragazzo dell'Udinese, non ha potuto tenere il pallone in campo. Xavi lungo con la rimessa, Bartesaghi in anticipo, poi Corradi, Diao si libera molto, Vidal, Sanchez Rey, Xavi, Romero. Questo primo tempo un terreno pesante, vive questi ultimi minuti di prima frazione di gioco aggredendo bene il pallone. Sanchez Rey, dai e vai, arriva il ragazzo del Milan e punizione Spagna. Xavi, scambia con Vidal, Bognar Franco. Xavi attaccato subito da Di Maggio, bravo Pofondi con la punta a disegnare il possesso di Azzurro e poi di ancora il 10, Xavi, ultima possibilità per gli Iberici, gestisce ora l'ingresso in campo di tutti i giocatori spagnoli, una Spagna che ha giocato un primo tempo nella Spagna che agiva soprattutto in ripartenza, poi il gol di Diao a cambiare il risultato, anche l'inerzia della partita con una Spagna più aggressiva che andava a seccare il pallone di Marin, che invece è rimasto in campo per l'Italia come tutti gli altri 10 suoi compagni. Un 1-0 poi legittimato per i ragazzi di José Lana che ora cambiano interamente, per esempio la davanti, il rinvio di Marin. Italia che trova la rimessa laterale, scambiarsi spesso il pallone, poco Ghipani invece a passarsi tra loro due. Ora Italia che invece cerca di saltare uno dei due centrali, cioè da stanza legge nella nostra metà campo la Spagna ora. Dante qui della Romo. Va da Bulif. Altro giro palla spagnolo. Finalizzato, andare a giocare nell'altra metà campo se nasce. Fumba tutti 3-0 con i gol di Roscina, Pacheco e Calvente della Spagna, però che contava anche Thiago Alcantara e Coque in mezzo al campo. Nella nazionale azzurra dell'epoca sarà il miglior marcatore under 19 di Ruiz, autogol di Gavioli, Merola per noi. Una Spagna che contava anche Juan Miranda nel Milan, del Milan, Ferran Torres, Barané, Shea. Abbiamo visto quella Real Sociedad contro l'Inter nella nostra nazionale. Stelle Bernini cerca il centro, non lo trova. Mannini, altro ragazzo interessantissimo, lui sotto età 2006, anche lui della primavera della Roma. Palleggiano, lancio lungo,
a trovare Idrissi. Sceglie il cross, primo palo. Passo di interpretazioni, poi ritorna dal compagno dell'Al-Arabi. Tocco corto. Lancio in profondità. Crespo non ci può arrivare. Ai playoff di Serie B, quindi un organico importante anche a livello settore giovanile, abbiamo parlato precedentemente dei vari Prati, Contigliano, usciti proprio da quel serbatoio. Rinvio di Gazziorowski probabilmente anche in futuro per l'Under 19 spagnola, che invece si è qualificata da prima nel proprio girone vincendo 5-0 con la Moldavia. David Meyabouyon, anche lui come Sanchez Arey, che abbiamo visto nel primo tempo in quella zona di campo del Deportivo La Coruña, ha recuperato un buon pallone, ha effettuato un gran dribbling, poi ha cercato di andare da solo, ha rimandato ancora il calcio. L'altro 21, Bouyon organizza la ripartenza spagnola, si passa da Pereira Cajao, poi si cambia campo. Viana Juventus e Misitano, qui la regia si ripropone anche risultato e marcatori. Palla che sfila in rimessa laterale. Occasione del gol dell'1-0, il centrale della Sverona. Ma ha dimostrato buona personalità e buone letture in questa partita. Ripartono i nostri. Tentativo pericolo portato dall'Italia nel secondo tempo. Probabilmente tangibile, sino ad ora, è stato il contrasto tra Corradi, che è andato a pressare addirittura il portiere. La Sverona dopo la partenza dello spagnolo, di gran botta la parata di Rodriguez. Parlavamo appunto del progetto invece di alternanza a 65 anni, ha avuto anche momenti di supporto per l'intero paese, come ad esempio quando fu per volere del presidente Gravina luogo di supporto per ospitare anche tanti pazienti Covid durante l'epidemia, che tutti purtroppo bene ricordiamo. Appunto ci fu anche gli ultimi 12 di gioco. Palleggia la Spagna, che nella seconda metà di partita ha avuto il 4. Importante in chiave azzurra aver trovato comunque un'identità tattica importante con questo, con al di là dei nomi il giocatore dietro le punte, ecco, poi nei nomi si sfocia, quindi Zeroli a supporto del tandem formato, abbiamo visto Vacca Pafundi, che permette però ai ragazzi di Juezelana di palleggiare con tranquillità e fiducia, trovare tanti spazi. Azione che è quasi da manuale, non trova però Senagi il cross, sembra non esserci, si abbassa di parecchio, si sa a ricevere. Le uniche conclusioni del secondo tempo sono arrivate dal suo destro, invece Murato Idrissi, rimessa laterale. Si se passa bene, poi con il sinistro anche in proiezione, qualificazione per il prossimo europeo. Tra l'altro la Spagna, come tradizione under 19, vanta che ora torna in possesso con Xavi, è entrato dopo pochi minuti del primo tempo. Rodriguez, ci agganciamo al 2003, parlavamo precedentemente del successo bissato dopo 20 anni da un altro Italia-Portogallo, lì lo scorso è finito 1-0, ricordate il gol di... Non c'è riuscita però per lui e per noi. Xavi, uno degli ultimi giro palle iberici. 9, con la rimessa per la squadra di Juezelana, che conduce per 3-0 sui nostri ragazzi, che si provano per l'ultima volta. Il colpo di tacco